numerosi oggi. Allora, faccio un brevissimo riassunto di che cos'è l'Emporio per chi non lo conosce, per chi invece lo conosce faccio un riassunto di quello che è successo in questi mesi. Allora, praticamente dal 1 ottobre siamo diventati operativi grazie a un bando della Regione Piemonte e abbiamo concretizzato un'idea che da parecchi anni portavamo avanti con alcune associazioni. Adesso siamo aperti 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 15 alle 17. Serviamo una media di 20 utenti più o meno ogni apertura e le famiglie possono accedere tramite una tessera punti che viene rilasciata dai centri d'ascolto di Valperga, Cornè e Castellamonte. Questa tessera viene caricata mensilmente con dei punti che sono calcolati in base al numero dei componenti della famiglia e all'ISEE. Ogni volta che l'utente viene a fare la spesa, vengono scalati i punti relativi ai prodotti che ha deciso di prendere. Gli utenti che sono passati dall'Emporio dal 1 ottobre ad oggi sono circa 250. Vorrei dire grazie a un po' di persone oggi, siamo qui. Allora, prima di tutto al Comune di Cornè e al CIS38 che ci hanno sempre supportato in questa iniziativa. Poi un grazie forse un po' più grande ai volontari, perché senza di loro l'Emporio non potrebbe essere operativo. Sono divisi in 2 turni, al mattino e al pomeriggio. Al mattino puliscono e dividono i prodotti che abbiamo ricevuto, mentre al pomeriggio accompagnano gli utenti e la spesa. All'interno dell'Emporio vengono distribuiti prodotti freschi, che sono pane e derivati, latte, latticini, carne, uova, frutta e verdura. Tutti i prodotti che doniamo arrivano da donazioni. Ogni giorno di apertura il nostro autista, che ringraziamo, fa il giro di raccolta nei supermercati, nei negozi e negli orti che sono nostri partner. Dall'apertura ad oggi abbiamo raccolto circa 40.000 kg di prodotti. Ringrazio i nostri partner perché senza di loro non ci saremmo, e sono l'Ipercoop di Cornè, il supermercato Borello di Rivara, la CRAI di Salassa, il Carrefour di Valperga, la gastronomia Belmonte di San Ponso, la società Made di Cortereccio. Poi abbiamo i nostri orti, che sono Cavoli Nostri, quello dell'associazione Semi, e l'orto didattico di Andirivieni. In più abbiamo 2 cascine, la cascina Torione di Rivarola e la cascina Laturna di Valperga. Ringraziamo anche la Mastro Pietro e la comunità Cenacolo, perché con loro c'è un rapporto di dare e avere, insomma. Noi consegniamo alcuni prodotti e loro quando hanno qualcosa ce lo regalano. Ringraziamo anche chi fa alcune donazioni in denaro che ci permettono di acquistare alcuni prodotti in più. Un appello: qualcuno vuole entrare nel mondo dell'Emporio Ratatou? Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari e di nuovi negozi, attività, produttori e orti. Quasi finito. Il progetto finanziato dalla Regione che ci ha permesso di realizzare l'idea di un Emporio solidale si conclude oggi. Ma noi più motivati e sognatori di prima lo porteremo avanti e speriamo possa crescere ancora di più. I nostri obiettivi rimangono: dare dignità a chi si trova in difficoltà, donare prodotti freschi per un'alimentazione sana e combattere lo spreco alimentare.